Segatrice portatile Vertigo 1140. Montaggio o sostituzione lama. Importante, prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, indossare i dispositivi di protezione individuale e scollegare la presa di corrente elettrica. La segatrice è progettata per tagliare a secco. Non lubrificare la lama o il pezzo da tagliare. La lubrificazione causa lo slittamento della lama sulle pulegge e rende inefficace il macchinario. Per montare una nuova lama sulla segatrice portatile Vertigo 1140, svitare le viti dei coprilama in plastica e rimuovere questi ultimi, facendo leva sull'apposita linguetta. Utilizzando la chiave esagonale da 4 mm fornita in dotazione, allentare il dispositivo di arresto del pezzo, farlo scorrere verso l'alto a fine corsa e serrarlo in quella posizione. Ruotare quindi la manopola di tensionamento della lama in senso orario, in modo da allentare la lama. Per rimuovere la lama con maggiore facilità o per inserirne una nuova, consigliamo di smontare il corpo macchina dalla base. Per effettuare questa operazione utilizzare la chiave esagonale da 5 mm fornita in dotazione e rimuovere le viti di fissaggio. Con cautela aprire la nuova lama a nastro. Inserirla prima nei cuscinetti e successivamente distenderla attorno ad entrambe le pulegge. Ruotare dunque la manopola di tensionamento lama, in senso antiorario per tendere la lama. Chiudere infine i coprilama ed inserire le viti di fissaggio. Sostituzione dei cuscinetti. Per sostituire i cuscinetti guida lama, utilizzare la chiave esagonale da 4 mm in dotazione e svitare le viti di fissaggio. I cuscinetti anteriori sono sempre accessibili, mentre per quelli posteriori è necessario rimuovere prima i coprilama posteriori. Riavvitare infine i nuovi cuscinetti nella loro sede. Sostituzione dei carboncini. Per la sostituzione dei carboncini, svitare con un cacciavite a taglio il tappo in plastica situato sul lato del motore elettrico. Sfilare delicatamente il carboncino e sostituirlo con uno nuovo. Riavvitare il tappo. Ripetere l'operazione sul lato opposto. Pulizia delle spazzole. Per la pulizia delle spazzole, svitare le viti dei coprilama in plastica e rimuovere questi ultimi facendo leva sull'apposita linguetta. Con un cacciavite a stella, svitare le due viti che bloccano la spazzola a contatto con la puleggia. Estrarre la spazzola e rimuovere trucioli o altri residui. Reinserire la spazzola nella propria sede e fissarla nuovamente con le viti. Richiudere il coprilama e riavvitare la vite di fissaggio. Manutenzione periodica, pulizia ordinaria. Per il corretto funzionamento della segatrice, si consiglia di effettuare una pulizia periodica del macchinario. Rimuovere i trucioli in ogni cavità con l'ausilio di aria compressa. Per pulire le cinghie di gomma che rivestono le pulegge, si raccomanda inoltre l'utilizzo di uno straccio morbido con alcune gocce di solvente.